quanti noi hanno potuto sperimentare nella propria vita questo tema, la sofferenza. Vi siete trovati mai a soffrire? Avete passato dei momenti di sofferenza? Se qualcuno pensa che il credente, il figlio di Dio, nel momento in cui si converte, non avrà più motivo da soffrire, non avrà delle sofferenze, beh, credo che sarà molto presto deluso da questa sua aspettativa, perché arrivano i momenti di sofferenza. Se stessimo tanto bene, se non ci fosse la sofferenza, chi desidererebbe andare con il Signore? Ma è questa sofferenza il mezzo per il quale il Signore questa mattina ci vuole incoraggiare e ci sta dicendo: coraggio, vai avanti, io sono con te. Ed è questa la garanzia, la certezza, la forza, la speranza che noi abbiamo nei momenti della nostra sofferenza. Si soffre, sì, ma si soffre avendo il Signore vicino. Noi siamo i più privilegiati di tutta la terra. Ci aspetta a breve una realtà gloriosa, ma la immaginate, fratelli e sorelle, che il buon pastore non abbandonerà mai le sue pecore. Ed è questa la nostra certezza, la nostra sicurezza. La nostra vita abbondante è vissuta in questa consapevolezza che Gesù è con noi. E se Gesù è con noi, chi sarà contro di noi?